Oggi registro con la luce, sempre prima di andare al lavoro, quindi sarà un video questa volta più veloce. Come mi vedete oggi? Con questo scaldacollo, ho tirato su anche i capelli per farvi vedere meglio. Allora, innanzitutto noterete il colore. È un filato, si chiama Dahu della Orca. Niente, lo devo scrivere qua perché non me lo ricordo. Potrebbe essere della Katia. È un filato molto caldo, molto morbido, un filato di Kay, e l'ho voluto prendere questo colore verde acido. E ho fatto questo scaldacollo. Questo scaldacollo fa sempre parte del filone con i tondi in orizzontale, con i giri accorciati e maglia bassissima. Però questo l'ho fatto aggiungendo delle maglie diverse, cioè queste specie di lavorazioni vengono fatte con le maglie basse, le mezze maglie alte e le maglie alte, in modo tale da alternare la lavorazione per chi ancora non ha dimestichezza o comunque non ama particolarmente la maglia bassissima. Appunto, anche alternando altri punti, gli schemi dei giri accorciati e dello sprone tondo può funzionare benissimo. Io non ho ancora fatto un maglione così con questo sprone, però secondo me sarebbe bello e non ho neanche fatto un maglione con il collo alto. Forse dovrei farlo proprio, magari anche con questo tipo di filato, un altro colore e farlo proprio così, con questo tipo di lavorazione e con le maniche e il busto. E il collo alto. Il collo viene fatto tutto a maglie bassissime e a costo, ovviamente. Allora, mi è venuto giusto giusto perché la cosa bella appunto che lavorandolo in orizzontale, no? Praticamente come se fosse questo ovviamente ha dei giri accorciati diversi e il collo, diciamo, più largo, però insomma, facendo i calcoli corretti verrebbe così. E la cosa bella appunto con l'uncinetto potete lavorarlo e di volta in volta provarlo e vedere se siete arrivati alla misura giusta. Ne ho fatto un altro con un altro filato che mi era avanzato ed è questo. Adesso ve lo faccio vedere. E questo l'ho fatto con il collo non doppio, diciamo a lupetto, no? Si chiamano così forse. E la lavorazione è identica. Il numero di giri accorciati di maglie è diverso perché è diverso il filato e me lo sono proprio costruito su. Questi tipi di scaldacollo sono davvero comodissimi, queste cappette, non so come chiamarle, perché mettete su una giacca, mettete sul cappotto, si vede solo. È come se aveste su un maglione. Però è doppio rispetto a quello che avete sotto e vi tengono davvero caldo senza ingolfarvi. Anche di questo, se vi interessa, appena posso vi scrivo lo schema. Fatemi sapere se lo sforzo può valere la pena per voi. Ed ora, voilà, il maglione! Adesso ve lo faccio vedere indossato. Eccolo qua. Allora, le maniche le avevo fatte, avevo paura, un po' troppo corte, ma lavandolo devo dire che si è lasciato andare. Il corpo mi sembra di no. Ma le maniche sì, quindi bene, nel senso che almeno così sono venute della lunghezza giusta. Cioè, come vedete, mi calza benissimo. Meno male che ho fatto il collo con meno maglie, perché davvero sarebbe stato troppo largo. Il modello proprio lo prevede largo, ma io ne ho fatti 90. Se fossero state 112 non sarebbe venuto corretto. Ho fatto la taglia più piccola ed è davvero una maglia semplicissima, ma che mi piace tantissimo.
la trovo moderna, la trovo lavorata benissimo. Se fosse una taglia in più ci starebbe comunque bene. Potrei farla anche con dei ferri più. Ho usato il 3,5, potrei provare a farla anche con i ferri del 3, in effetti. Bello, sono proprio contenta e credo che prenderò un altro pattern di Isabel Kramer. Prenderò un modello sempre top down, credo, e sempre semplice. Ne avevo visto uno con di maglia rasata. Ah, ecco, forse non l'ho detto nell'altra volta né questa volta, ma si vede, è maglia rasata ai ferri. Che per me è la cosa più bella del mondo. Cioè, io adoro la maglia rasata ai ferri, che vabbè, supera tutto, supera anche l'uncinetto, lo devo dire, anche se il mio amore è per l'uncinetto, eh. E, dicevo appunto, vorrò prendere ancora un pattern di Isabel Kramer, ne ho visto uno che è molto simile, però è di maglia rasata e ha dentro delle righe, irregolari. Con il legaccio o la maglia, come si dice, la maglia rovescia. Perché se non ho capito male, devo andare però a rileggere bene perché l'avevo letto anni fa, che questo tipo di righe irregolari formano come delle parole che ci indica lei, oppure possiamo fare il maglione e scrivere con il legaccio delle parole, delle frasi nostre. Prendetelo così per buono, poi vi aggiornerò la prossima volta se è vero. Bene, io vi devo proprio salutare perché devo scappare, è proprio stato un video veloce di aggiornamento per non lasciarvi e lasciarmi sola, però devo finirla qua. Allora vi ringrazio tantissimo, alla prossima volta e I love crochet. E l'ho vinta.